Bentrovati amici di Padre Pio TV a questo nuovo appuntamento con Chiedi a noi diritti e tutela, un appuntamento che vedrà alcune novità di cui vi parlerò tra qualche istante. Intanto però, come sempre, vogliamo iniziare con l'avvocato Giuseppe Placentino, l'associazione Difesa Salute attiva nell'ambito del diritto sanitario. Quest'oggi con l'avvocato Placentino vogliamo parlare del caso di un bimbo autistico. Quali sono le modalità per assisterlo? Qual è il caso specifico che ci viene proposto quest'oggi? Adesso mi accingo a leggere un'altra email che è giunta all'attenzione di Difesa Salute attraverso il portale internet www.difesasalute.org. Alla email info@difesasalute.org. Dice un signore del Veneto, per motivi di privacy non indichiamo il nome: buongiorno avvocato Giuseppe Placentino, sono il signor X. La contatto per avere informazioni inerenti a una separazione con all'interno del nucleo familiare un figlio di 13 anni autistico. Cordiali saluti e resto in attesa di un suo gentile riscontro. Anche in questo ambito di una rubrica su Padre Pio TV, quando arrivano domande di questo genere di diritto civile, come in questo caso relativa a una separazione oppure a un divorzio, noi non possiamo esimerci di dare un consiglio in relazione alla vicenda che viene posta alla nostra attenzione. Noi abbiamo chiamato questo signore, ci ha raccontato che purtroppo il rapporto di coniugio si è interrotto e anche se ci sono i figli, fra i quali un figlio autistico, purtroppo una serie di situazioni hanno consigliato a questo signore di intraprendere la via della separazione legale tra i coniugi. Quindi noi siamo subentrati in un successivo momento. Questo signore è del Veneto, gli abbiamo consigliato ovviamente in questo caso, avendo lui subito una separazione, visto che la moglie ha deciso di lasciarlo in presenza di questo figlio autistico, noi lo abbiamo rincuorato dicendo che comunque lui va seguito, di rivolgersi a un ottimo avvocato che si occupa del diritto matrimoniale nel Veneto, nella sua città. Quindi il nostro consiglio è stato quello, perché le norme civili comunque vanno rispettate e questo signore deve difendersi dinanzi al tribunale italiano per la migliore tutela degli interessi dei propri figli. Va da sé che se un giorno dovesse decidere questo signore di intraprendere altre strade, diciamo di carattere canonico, per l'annullamento di questo matrimonio, potremmo dare anche altri consigli, però distinguendo sempre la sfera laica dello Stato italiano dalla sfera religiosa, che è un sentire comune e che a noi fa piacere questo signore del Veneto abbia per lui molta importanza, però queste due sfere vanno distinte e in coscienza abbiamo dato il consiglio comunque di difendersi in quella sede, perché avrebbe commesso un gravissimo errore se non si fosse difeso dinanzi al giudice competente, in questo caso il Tribunale Veneto, per quella separazione con ricorso, una separazione giudiziaria che gli è stata chiesta. Non fa peccato difendendosi. In ogni caso noi restiamo a disposizione di questo signore e vi terremo edotti anche sull'evolversi di questa, purtroppo, ahimè, brutta vicenda di carattere familiare. Vi ringrazio e vi rimando a un'altra puntata qui con il sottoscritto e con Difesa Salute. Grazie all'avvocato Giuseppe Placentino. Novità di quest'anno nell'ambito di Chiedi a noi è la presenza, la collaborazione di Giulio Curatella, esperto nel settore del credito. Giulio Curatella è consulente creditizio dal 2000, appunto opera nel settore della mediazione del credito come imprenditore, blogger, manager e promotore. Giulio Curatella, tra l'altro, è l'ideatore di un sito che è www.mutuovincente.com, che fornisce strumenti per l'accesso al credito, e di altre iniziative, sempre tramite internet, come www.sistemamutuo.com e ancora www.tassobasso.it. Parleremo di Giulio Curatella, lo conosceremo nel corso di questi nostri appuntamenti sempre meglio, ma intanto vediamo quali sono i consigli che ci propone questa settimana. Sono qui per svelarti le prime tre regole che devi assolutamente conoscere se hai intenzione di chiedere un mutuo per realizzare un progetto immobiliare di estremo successo.
Sono Giulio Curatella, consulente creditizio specializzato nei mutui casa. Ho deciso di realizzare questa rubrica per aiutare privati e famiglie ad ottenere credito e realizzare i più ambiziosi e straordinari progetti immobiliari. Faccio questo perché sono sinceramente convinto che ognuno di noi ha il sacrosanto diritto di realizzare i propri sogni. Per questo motivo voglio svelarti i trucchi, i segreti, le tecniche e le strategie che devi necessariamente conoscere per ottenere velocemente un mutuo senza perdere tempo e senza commettere errori fatali. Seguendo i miei consigli otterrai tutte le informazioni che devi assolutamente conoscere prima di andare in banca a chiedere un mutuo. La terribile verità è che la stragrande maggioranza delle famiglie italiane non dovrebbe chiedere un mutuo perché corre l'enorme rischio di non essere realmente in grado di rimborsare puntualmente fino all'ultima rata. Il mutuo, infatti, è un lusso che non tutti possono permettersi. Quando si fa un mutuo o un finanziamento, non si tratta solo di ottenere l'approvazione della richiesta. L'aspetto più importante è riuscire a pianificare anticipatamente l'importo esatto da chiedere e calcolare alla perfezione la rata realmente sostenibile per realizzare il proprio progetto senza rovinarsi la vita. Per ottenere questo importante risultato, devi iniziare a ragionare come un imprenditore. Devi gestire il budget della tua famiglia così come un manager gestisce quello della propria azienda. Devi avere un business plan ben definito e mettere in conto anche come affrontare tutti gli imprevisti che nel corso del tempo possono stravolgere i tuoi programmi. Il primo segreto che oggi voglio svelarti, infatti, è questo. Il segreto delle banche e degli imprenditori di successo è riuscire a fare i conti in anticipo e calcolare perfettamente i rischi, i costi e i benefici di ogni investimento. L'errore più comune che commettono molti italiani che devono finanziare un progetto è quello di rivolgersi alla banca solo all'ultimo momento. Infatti, il secondo segreto che voglio svelarti oggi è questo. Prima di programmare l'acquisto di un appartamento, prima di programmare una ristrutturazione o una costruzione di un nuovo immobile, prima di qualsiasi altra cosa, devi avere ben chiaro quale somma le banche sono disponibili a finanziarti e devi sapere quanto puoi realmente permetterti di rimborsare ogni mese. Ad esempio, se stai cercando casa, prima di metterti a guardare gli annunci online o prima di recarti presso un'agenzia immobiliare, devi rivolgerti ad un consulente creditizio per sapere qual è il budget su cui puoi orientarti. Voglio essere ancora più chiaro. Prima di staccare l'assegno per un compromesso, devi sapere esattamente se sei un soggetto finanziabile, che somma puoi rimborsare ogni mese e su quale importo puoi ottenere un mutuo. Allo stesso modo, se intendi ristrutturare casa, prima di andare dall'architetto per il progetto, devi avere ben chiaro che tipo di finanziamento puoi ottenere. Quindi, riepilogando, prima ti informi sul mutuo e poi scegli le mattonelle per il nuovo bagno. Prima ti informi su come ottenere un mutuo e poi sganci l'acconto per i pannelli solari, il parquet, lo stucco veneziano o qualsiasi altro progetto tu abbia intenzione di realizzare. Quindi prima ti informi su come ottenere il mutuo e poi vai all'agenzia immobiliare e poi vai dall'impresa di costruzione e poi vai al mobilificio o all'autosalone. Adesso fissiamo un punto fermo. Riepilogando, il primo segreto che hai imparato oggi è che se hai un progetto da finanziare devi avere un business plan e devi essere in grado di calcolare anticipatamente i rischi, i costi e i benefici del progetto. Il secondo segreto che ti ho svelato oggi è che la prima cosa da fare per realizzare un progetto è pianificare il budget stabilendo l'importo da finanziare e soprattutto la rata da rimborsare ogni mese. A questo punto voglio svelarti anche un terzo ed importante segreto. Per ottenere tutte queste informazioni non puoi affidarti ad una banca, perché quello che conviene alla banca non è detto che convenga anche a te. Tra te ed il sistema bancario esiste un enorme conflitto di interessi. Infatti, il tuo obiettivo è realizzare il progetto e migliorare la qualità della vita.
Quello degli istituti di credito, ovviamente, è quello di massimizzare il profitto nel più breve tempo possibile. Per oggi è tutto. Se hai trovato interessanti questi argomenti, continua a seguirmi per scoprire una miniera di informazioni preziosissime su come realizzare progetti immobiliari di estremo successo. Per oggi è tutto. Se vuoi approfondire questi argomenti, puoi visitare il mio blog www.mutuovincente.com. Inoltre sono presente su YouTube, su Facebook e sui principali social network. Ti aspetto, ciao, grazie e a presto. Nella seconda parte di Chiedi a noi con il dottor Massimiliano Casto vogliamo occuparci di un tema che spesso torna alla ribalta della nostra programmazione. Si tratta del lavoro domestico. Ecco, come è configurato, quali sono le scadenze e come si regolarizza questo tipo di rapporto contrattuale? Bene, grazie Nicola e anche grazie a signor Giovanni di Napoli che ci ha posto questo quesito. E quindi andiamo appunto per ordine in merito ai due aspetti della domanda del signor Giovanni. Per quanto riguarda la definizione, quindi la suddivisione tra colf e badante, bisogna appunto rifarsi alla legge che ha istituito il rapporto di lavoro domestico, e precisamente parliamo della legge numero 339, addirittura emanata nel 1958, quindi una legge abbastanza vecchia. La legge appunto definisce il lavoro domestico come quel servizio svolto da una persona che appunto si dedica all'attività lavorativa all'interno di un nucleo familiare e deve essere un'attività continuativa, quindi non deve essere un'attività disordinata per quanto riguarda l'arco temporale, comunque deve essere impegnativa e continuativa nel tempo. Per quanto riguarda la suddivisione del servizio di lavoro domestico, quindi propriamente per quanto riguarda l'attività dei lavoratori o delle lavoratrici che prestano attività lavorativa all'interno del nucleo familiare, quindi particolarmente alla distanza che ha fatto il signor Giovanni, e quindi la differenza tra colf e badante è abbastanza dettagliata. La colf è quell'attività svolta da un lavoratore o da una lavoratrice, appunto sempre all'interno e al servizio del nucleo familiare, e quindi svolge un'attività materiale, ma si dedica normalmente all'attività della casa, quindi parliamo del lavoro di pulizia all'interno del nucleo familiare, ma parliamo anche del servizio svolto per la famiglia, non so, potremmo dire anche per quanto riguarda l'attività di cucinare, di pensare alla casa dal punto di vista magari sotto l'aspetto materiale. E per quanto riguarda invece la classica attività della badante, magari capite benissimo che lo dice la stessa parola, perché badante bada ad una persona che normalmente è una persona anziana all'interno del nucleo familiare, quindi la badante o il badante è colui che magari si occupa di tutto quello che potrebbe avere bisogno una persona che appunto ha necessità all'interno della famiglia, e ovviamente naturalmente sono gli anziani. Quindi questa è la differenza. Per quanto riguarda i contributi, quindi passiamo alla seconda domanda che ci ha posto il nostro telespettatore, signor Giovanni, riguarda i contributi che vengono versati all'INPS. Per quanto riguarda questi contributi, vengono fissati annualmente con un'apposita circolare dell'INPS, per cui sono contemplati tutti i contributi trimestrali che devono essere versati all'INPS attraverso i contributi, i versamenti, i bollettini MAV. I contributi, dicevamo, sono versati trimestralmente, quindi per quanto riguarda il primo trimestre dell'anno devono essere versati entro il 10 di aprile. Per l'attività lavorativa prestata nel secondo trimestre devono essere versati sempre all'INPS entro il 10 del mese di luglio. Per il trimestre che va dal mese di luglio fino a settembre devono essere versati entro il 10 ottobre. Per l'ultimo trimestre dell'anno, quindi per il periodo lavorativo svolto nel mese di ottobre, novembre, dicembre, i contributi devono essere versati entro il 10 di gennaio dell'anno successivo. Per quanto riguarda le modalità di versamento, devono essere utilizzati sempre i bollettini MAV che l'INPS provvede ad inviare annualmente con gli importi prestampati al domicilio della famiglia, che in questo aspetto funge da datore di lavoro. E quindi bisogna recarsi presso qualsiasi ufficio postale, oppure è possibile rivolgersi da bancheria, quindi la procedura è abbastanza semplice anche per quanto riguarda le modalità di pagamento. Un aspetto invece su cui porre l'accento è il fatto che i bollettini sono già prestampati con gli orari che erano stati preventivamente comunicati all'INPS, magari all'inizio quando è stato instaurato il rapporto di lavoro. Però tanti si potrebbero chiedere cosa succede se in un determinato trimestre ci sono più ore o meno ore rispetto a quelli preventivamente determinati, quindi
è una casistica abbastanza comune in questi casi, allora bisogna comunque accedere ai servizi telematici dell'INPS, quindi c'è una sezione particolare dedicata al servizio di lavoro domestico, indicando il codice fiscale del datore di lavoro e del codice del rapporto di lavoro, che è un codice particolare che viene assegnato all'inizio dell'assunzione della lavoratrice o del lavoratore. Quindi bisogna modificare le ore nel trimestre di riferimento, quindi in più, in meno. Nel momento in cui vengono salvati i dati rettificati, allora l'INPS già provvede a farvi visualizzare il nuovo bollettino MAPE ed è possibile stamparlo per procedere al pagamento. Tutto sommato è una procedura abbastanza semplice. Io volevo approfittare per ricordare a tutti i nostri telespettatori che i contributi INPS sono ovviamente orari, quindi bisogna calcolare il totale delle ore settimanali di lavoro della lavoratrice o del lavoratore. E un altro aspetto importante è il fatto che superando 24 ore settimanali i contributi vengono diminuiti. L'INPS dà la possibilità a tutti quei datori di lavoro che assumono e quindi hanno regolarizzato una lavoratrice o un lavoratore per più di 24 ore settimanali, quindi i contributi sono inferiori rispetto ai contributi che vengono versati per quei lavoratori che svolgono meno di 23 ore settimanali. Bene, per oggi è tutto, vi do l'appuntamento la prossima settimana e vi invito sempre a mandarvi i vostri quesiti, i vostri email e noi saremo felici di rispondere a tutti. Grazie, alla prossima settimana. Prima di salutarci, ritroviamo l'avvocato Floriana Natale per parlare di questioni legate al diritto di famiglia. Proprio di famiglia, del rapporto tra coniugi, vogliamo sentire quali sono le norme che regolano dal punto di vista giuridico questo rapporto. Sì, ecco, continuando nell'ambito dell'analisi di quello che è il diritto di famiglia, di quello che poi è la regolamentazione dei rapporti tra uomo e donna, dobbiamo ricordare un intervento legislativo più recente, ed esattamente datato 2001, con il quale si sono proprio introdotti due articoli molto importanti all'interno del codice civile, che sono l'articolo 342 bis e 342 ter. Regolamentano quelle che sono, ecco, le posizioni, le situazioni di grande criticità nell'ambito appunto dei rapporti tra marito e moglie. Leggiamo appunto nel dettaglio quello che ci dicono questi articoli. L'articolo 342 bis recita: quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica e morale, ovvero alla libertà dell'altro coniuge o convivente, il giudice, qualora il fatto non costituisca reato perseguibile d'ufficio, su istanza di parte può adottare con decreto uno o più dei provvedimenti di cui all'articolo 342 ter. Leggiamo subito l'articolo 342 ter e poi li analizzeremo insieme. Con il decreto di cui all'articolo 342 bis, il giudice ordina al coniuge o al convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole la cessazione della stessa condotta e dispone l'allontanamento dalla casa familiare del coniuge o del convivente che ha tenuto la condotta pregiudizievole, prescrivendogli altresì, ove occorra, di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante e in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia di origine, ovvero ai domicili di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi per esigenze di lavoro. Ci fermiamo qui, non andiamo nel dettaglio. Diventerebbe troppo tecnico, ma già questo ci fa capire bene il senso di quello che stavamo dicendo. Vedete, questi due articoli inseriti sempre in continuità con quella che è proprio l'orientamento della equiparazione, della tutela, ecco, davvero grande, questo grande passaggio rispetto al passato, e c'è proprio questo sì, voler equiparare i rapporti tra coniugi, ma creare soprattutto un momento di equilibrio e di serenità, evitando quindi di far inasprire quelle situazioni che magari si possono presentare all'interno di un nucleo familiare, all'interno di conviventi, e qui chiaramente non possiamo non sottolineare, anche e soprattutto nell'interesse poi molte volte dei minori che magari possono trovarsi a vivere situazioni molto pesanti rispetto appunto a due genitori che magari tra di
loro hanno atteggiamenti tutt'altro che ecco, sereni. Vedete, questi due articoli ci sottolineano. Il secondo appunto specifica quali poi sono i provvedimenti che il giudice può prendere, può ordinare. E in buona sostanza abbiamo visto prevalentemente l'ordine di allontanamento dalla casa coniugale o comunque, ecco, avete visto il divieto di avvicinarsi a tutti quei luoghi che invece sono frequentati dall'altra parte. E questo chiaramente lo vedete, lo è chiaramente elencato, possono essere il luogo di lavoro, il luogo di svago, ma addirittura, vedete, il luogo che riguarda per esempio l'istruzione dei figli e quindi della scuola. Questo sempre per evitare ancora una volta di accentuare le situazioni di frizione. Attenzione, sottolineiamo che gli articoli che io ho poc'anzi letto sono articoli contenuti nel codice civile e infatti il passaggio dell'articolo 342 è chiaro, il giudice interviene laddove non ci siano gli estremi perché il reato poi sia perseguibile da un punto di vista penale. Quindi queste sono attività che il giudice fa, ma in campo civile. Poi probabilmente ecco, c'è un altro aspetto, un filone che cammina da sé che invece riguarda poi tutti quei provvedimenti penali che chiaramente possiamo invocare quando poi c'è stata la definizione di un comportamento che effettivamente ha tutte le caratteristiche di un reato catalogabile penalmente. Però vedete, ecco, questo è importante perché in fondo questo articolo è inserito nel codice soltanto dal 2001 e quindi vedete come probabilmente questa attività di innovazione continua diciamo quotidianamente. Elemento questo di allontanamento e quant'altro che noi spesso purtroppo dalle cronache siamo abituati a sentire in tutte quelle casistiche che comunemente poi rientrano ecco, nelle storie purtroppo di stalking o di situazioni di questo tipo e che quindi ci fanno capire come ecco, di fronte a situazioni così pesanti, così critiche, è necessario intervenire. E vedete come l'intervento è previsto sia in campo penale che in campo civile. Grazie a tutti voi per l'attenzione. Vedete in sovraimpressione le modalità per contattarci. Torneremo, come sempre, con i nostri diritti, i nostri doveri la settimana prossima.